in diretta su Radio Facebook con il vostro DJ da San Sostene Marina. Oggi la processione con il signor Aloisio Luigi, sindaco di San Sostene. Senta, se ci può spiegare così in sintesi un escursus di quello che sarà oggi. E abbiamo voluto innovare, il parroco ha voluto innovare la processione Madonna e Rosario, invece fare il percorso tradizionale, evitare il percorso a piedi sul lungomare e farlo attraverso un'imbarcazione, quindi ecco, a fare anche noi la nostra processione a mare. Non vogliamo assolutamente emulare altre processioni, vogliamo fare un percorso di tipo diverso per poi riprenderlo a piedi nella zona Melis. Senta, per gli emigranti che ci guardano, un messaggio? Il messaggio è quello di ritornare, li vogliamo qui, sono andati per lavoro, non li vorremmo vedere qui ad abbracciarli perché sono del nostro territorio e non li dimentichiamo. Grazie. Grazie a voi. In Calabria è bellissimo, senza strade, senza spiegazioni, incanta, commuove, spaventa, fa anche ridere, alle volte sparisce, ogni tanto si traveste da lago oppure costruisce tempeste, divora navi, regala ricchezze, è saggio, dolce, potente. E insieme padre e figlio, desiderio di ritornare in lui, origine della vita, gioia e completezza, a lunghe braccia protettive che ti possono ricevere sempre, ed è un fratello che dà molto senza ricevere niente. Spesso parla con parole lontane, dice cose che nessuno sa, soltanto quelli che conoscono l'amore possono apprendere la lezione delle onde che hanno il movimento del cuore. Sul mare non è come a scuola, non ci stanno professori, ci sta il mare e ci stai tu. E il mare non insegna, il mare fa con la maniera sua. Perché il mare non ha paese ed è di tutti quelli che lo sanno ascoltare. Ma soprattutto il mare chiama.